Grazie di essere qui, come al solito ringraziamo, come di solito facciamo, anche Palazzo Ducale per l'ospitalità importantissima. E siamo qui per questo che è l'ultimo appuntamento della serie sulla Genova del Novecento. Devo dire che, sono qua, normalmente abbiamo fatto che il relatore precedente introduceva quello della giornata. Ma Enrico Bona, che sta a Milano, non è potuto venire. Enrico Bona ha fatto l'ultima conferenza e quindi lo sostituisco io. Ma è anche un'occasione per fare un minimo di bilancio, per dire che l'iniziativa ha avuto un grande successo. Abbiamo registrato circa 2.000 presenze, che non mi sembra un numero tanto piccolo. E questo significa che siamo contenti, perché evidentemente la proposta ha suscitato l'interesse e il fatto che ci sia un interesse per la storia della città, per noi architetti è sempre una cosa estremamente positiva, tanto più che abbiamo parlato della storia recente e non solo delle glorie del passato, che purtroppo spesso sono abbastanza chiuse ormai in un periodo che è passato. Ma quindi vorrei ringraziare anche molto i relatori che hanno reso interessante tutta questa serie di appuntamenti, e li vorrei citare tutti: Jacopo Baccani, Alessandro Ravera, Francesco Rosadini, Antonio Lavarello, Enrico Bona e stasera Gianluca Porcile, ciascuno con un contributo credo molto interessante. Stasera andiamo al sodo, perché non voglio rubare tempo. Stasera Gianluca Porcile ci parlerà degli ultimi 20-25 anni del Novecento, che sono quelli dove, oggi pensavo cosa dire, la cosa che mi è saltata all'occhio subito è che sono gli anni in cui c'è un'inversione di tendenza nella politica urbanistica della città. Cioè, si passa dalla ricostruzione e dall'espansione anche tumultuose e anche con eccessi eccetera, all'età in cui si comincia a ripensare la città al suo interno, e per molte ragioni politico-amministrative, economiche eccetera, in quegli anni l'amministrazione riesce a condurre una serie di interventi guidati dalla, come si diceva un tempo, dalla mano pubblica, cioè con finanziamenti prevalentemente pubblici, che hanno consentito degli interventi di grande rilevanza, dimensione e soprattutto di grande qualità, che hanno cambiato moltissimo il volto della città, perché se pensate alla parte di Porto Antico, ma poi come c'è scritto, non voglio rubare niente, ma comunque gli interventi della Facoltà di Architettura del Carlo Felice in centro hanno comunque cambiato molto la città al suo interno. E quindi mi pare molto interessante parlarne e rileggerli con un minimo di distacco da quegli anni, perché comunque a me sembrano ieri, ma in realtà i più giovani non li hanno nemmeno vissuti, e comunque sono passati già più di 25, quasi 30 anni dall'inizio di questa fase. E quindi se ne può riparlare in questo modo. E soprattutto mi piacerebbe che questo parlare di questi avvenimenti che hanno cambiato in bene la città, secondo me, possa essere anche un auspicio per le fasi attuali, dove i processi di rigenerazione sono necessari quanto mai, e sia per il cambiamento delle dinamiche socio-economiche in città, che hanno bisogno sicuramente di interventi significativi, sia anche, voi sapete tutti ovviamente, dell'emergenza innescata dal dramma del ponte in Valpolcevera, che innescherà comunque dei processi di riprogettazione di una parte significativa della città, e ci sono altre cose in ballo. Mi auguro che appunto si possa coniugare, come in quegli anni secondo me felici, l'interesse pubblico, diciamo la qualità dell'interesse pubblico, con la necessità in questo caso invece di trovare anche capitali sul mercato privato per finanziare i lavori, ma senza svendere completamente l'aspetto della qualità e del progetto urbano. Bene, basta, vi ringrazio ancora davvero e lascio la parola a Gianluca Porcile.
Grazie, grazie della presentazione, grazie a chi ha parlato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi prima di me, che in qualche modo ci ha guidato lungo questa storia della città durante il Novecento, e ora mi tocca il compito di raccontare in qualche modo l'ultima puntata. Ci siamo interrogati sull'opportunità di arrivare alla fine del Novecento, in decenni tutto sommato ancora abbastanza recenti, perché in realtà una parte della storia così recente è abbastanza difficile da affrontare, si integra con un sistema di testimonianze che ci vanno ancora sedimentando, si integra in buona parte con una serie di memorie personali. Crea, perlomeno del relatore, una sorta di preoccupazione ulteriore rispetto a quando si parla del passato, e la preoccupazione è sostanzialmente quella di essere contraddetto. Non so quanti di voi conoscono la scena di questo film. È un film di Woody Allen del 77, in italiano Egli o Annie. I protagonisti sono in coda al cinema e un loro vicino parla a voce alta di Marshall Berman. E a un certo punto Woody Allen, irritato, tira fuori da un cartellone Marshall Berman che dice a questo petulante chiacchierone: lei non ha capito niente della mia opera. Ecco, questo è il rischio che si corre quando si parla di qualcosa che è troppo vicino a noi. Spero che nessuno tiri fuori da quel cartellone qualcuno dei protagonisti di questa storia. E dopo l'inizio divertente, le premesse metodologiche. Sono brevi, lo prometto. Parlare di Genova, parlare della città, parlare della sua architettura e della sua urbanistica ci pone di fronte ad un sedimentato di studi, di articoli, di testi profondamente asimmetrico. Soprattutto nel secondo dopoguerra, quando si parla di Genova, si parla molto di urbanistica, si parla molto della struttura della città, si parla molto delle infrastrutture, si parla di architettura in sedi meno appariscenti. Chi si occupi di storia e voglia in qualche modo basarsi sulle fonti scritte, si trova quindi ad avere molto materiale che parla della città, e questo in qualche modo non è casuale. È un tema che è stato affrontato da buona parte dei relatori precedenti, ne hanno parlato diffusamente sia Jacopo Baccani sia Alessandro Ravera. Nel 26 si crea la Grande Genova, l'area metropolitana entra all'interno dei confini comunali, è un caso tutto sommato anomalo, poche altre città italiane hanno una simile estensione territoriale in rapporto agli abitanti, la Grande Genova diventa il problema da risolvere per affrontare la questione dello sviluppo della città. Ma questo in qualche modo sposta l'attenzione di scala, dalla scala dell'edificio alla scala dei grandi percorsi, delle infrastrutture, della forma della città. Abbiamo quindi una serie di testi che compaiono anche a livello nazionale. Genova a livello urbanistico ha un livello nazionale che non viene discusso, ma a livello architettonico, quando si parla di edifici, gli edifici genovesi tendono ad essere sempre piuttosto enigmatici anche per gli storici dell'architettura che affrontano la storia dell'architettura italiana del Novecento. E poi gli arriva la grande inversione. Alla fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni 90, Genova letteralmente esplode sulla stampa nazionale. Non c'è rivista di architettura che non comincia a parlare di Genova. E quando si parla di Genova si comincia da premesse che sono abbastanza condivise nei vari interventi. Genova è una città in buona parte sconosciuta, è una città importante, ma la cui immagine è stata troppo radicalmente legata all'immagine di una città soltanto industriale. È una città di cui tutto sommato gli sviluppi architettonici appaiono marginali rispetto allo sviluppo dell'architettura italiana. Eppure oggi, l'oggi del 1800, del 1988, del 1990, vedono Genova come una città nodale, perché Genova sta affrontando, prima di altre città italiane, la crisi da perdita di abitanti. Genova perde abitanti dagli inizi degli anni 70, la crisi da perdita di un ruolo industriale che a Genova ramaglia manifesto, e soprattutto a Genova è evidente che non è così facile sostituire l'economia industriale con un'altra economia industriale. Genova diventa quindi un caso nazionale e viene analizzato a tutti i livelli, quindi sia ad un livello urbano, alla grande scala, però anche scendendo di scala fino a livello architettonico. E soprattutto si verifica, come dire, una grande inversione che è interessante analizzare. L'architettura genovese, dalla fine degli anni 40 fino agli anni 70, si era basata su alcuni professionisti
profondamente radicati nel contesto genovese. In molti casi non erano nati a Genova, ma vi erano arrivati per lavorare a Genova, perché Genova era e rimaneva una delle capitali italiane della modernità. E in realtà vi era un legame molto profondo tra alcuni professionisti, la città e il modo in cui la città affrontava la sua personale via verso la modernità. Vi è una lunga traccia che dura fino agli anni 20, probabilmente ancora prima, che potremmo in qualche modo definire come l'esistenzialismo genovese. Genova è una città particolare, particolare per condizioni orografiche, particolare per il rapporto unico tra la città e il porto, particolare perché proprio il suo essere crocevia di traffici la rendeva una città necessariamente aperta alle esperienze internazionali, e da questo punto di vista in qualche modo si diceva, si considerava, si auspicava che Genova trovasse la sua via alla modernità guardando esperienze internazionali e non soltanto all'interno del dibattito italiano. Ma negli anni 90 capita qualcosa di diverso. In qualche modo, oltre, come dire, ad apporti che vengono dall'estero, molti sono già stati raccontati nelle lecture precedenti, noi abbiamo una serie di importanti architetti italiani che vengono, lavorano a Genova, elaborano le strategie per risolvere i problemi architettonici e urbanistici di Genova. Sono molti, a citarne qualcuno si fa, come dire, si corre il rischio di tacere altri nomi, però in realtà, come dire, vi sono alcune figure da cui non si può prescindere. Una sicuramente quella di Giancarlo De Carlo, che avrà un ruolo importantissimo anche nel contesto della formazione dei giovani architetti genovesi, ma poi abbiamo i tre architetti che realizzano tre opere fondamentali per lo sviluppo della città a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, che sono Ignazio Gardella, Aldo Rossi e Renzo Piano. Abbiamo in qualche modo, come dire, detto che questa lezione vuole in qualche modo portare a compimento un percorso che abbiamo portato avanti con le altre lezioni. E quindi in realtà facciamo in realtà due accenni ad alcune architetture di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse, che è interessante in qualche modo analizzare come casi sintomatici. La prima è il mercato del pesce di Corso Sardegna. L'edificio è a firma di Mario Brascialini. Il mercato del pesce in Corso Quadrio. L'edificio a firma di Mario Brascialini rappresenta un tentativo di realizzare un'architettura che fosse pienamente aderente ai migliori esempi della via italiana alla modernità, quindi non l'aderenza all'international style che si stava diffondendo in Europa, però in qualche modo ai modelli che in tutte le città italiane sotto il regime si stavano affermando come edifici moderni ma pienamente italiani. È interessante che alcuni anni dopo la situazione cambia, come lo vediamo. Secondo me il luogo non va sottovalutato. Lo spazio che circonda il mercato del pesce è un luogo, come dire, di straordinario fascino e suggestione tutt'oggi. Ma è interessante che lo stesso Mario Brascialini, lo stesso professionista che aveva firmato, anche se la progettazione è sicuramente frutto di una collaborazione, il progetto originale sarà tra i promotori delle trasformazioni di Genova che richiederanno la costruzione della strada sopraelevata. E nel costruire la sopraelevata due curve si incontrano e si scontrano. Le curve architettoniche del mercato con il grande segno a livello territoriale della sopraelevata. Ed ecco che quello spazio cambia completamente. Quella che era quasi una piazza che terminava col fondale anche monumentale di un edificio pubblico diventa quasi uno strano ipogeo in cui la luce filtra dal complesso rapporto tra le curve dell'edificio e le curve della strada. Però è interessante notare una cosa: la modernità della Genova degli anni 30 è una modernità fatta di edifici moderni. La modernità della Genova degli anni 50 e 60 è una modernità fatta di infrastrutture, fatta di strade, fatta di collegamenti tra le diverse parti della città. Leggo un estratto da un articolo che Brascialini, a proposito del piano regolatore di Genova, pubblica sulla rivista municipale nel 1956. Le nuove arterie, scrive Brascialini, provvederanno alla loro cementazione e al loro collegamento in modo che ogni centro non sia indipendente, ma possa partecipare alla vita degli altri similari e dal grande cuore del vecchio centro originale. Un grande cuore che alimenterà il battito degli altri minori, perfettamente sincronizzati ed operanti. C'è un disegno espresso in termini in realtà quasi poetici, che in realtà ci racconta com'era pensata Genova nel piano, come dire, nel momento di stesura del piano regolatore di 59. Genova è una città policentrica,
i centri minori, dove non dovevano essere dipendenti, ma dovevano diventare un unico sistema, grazie a questa rete infrastrutturale, che avrebbe permesso ai centri minori di battere all'unisono col grande cuore centrale del centro storico e del centro genovese. Ed è forse in realtà proprio questo disegno che oramai negli anni 70 sarà evidente non aver funzionato. C'è un altro aspetto interessante quando si legge cosa gli storici e i critici nella seconda metà del Novecento hanno scritto su Genova, ed è in qualche modo una sorta di enigma genovese, una grande contraddizione che appare difficile da sprecare, che in qualche modo si riassume forse attorno al quartiere nella Casa Forte Quescia al Biscione. Lì nella Casa Forte Quescia è una delle realizzazioni più spettacolari, più monumentali, più importanti, più paradigmatiche del secondo settennio in a casa, forse dell'in a casa del suo complesso. Eppure molti notano come esso viene concepito in un luogo marginale rispetto al dibattito architettonico italiano. Cioè vi è l'aspetto singolare che in una città che tutto sommato appare provinciale per quanto riguarda la teoria e la cultura architettonica, si produca una delle opere più radicali per quanto riguarda l'architettura degli anni 50 e 60. Si nota, ed è un problema con cui ancora oggi in qualche modo lo storico deve scontrarsi, come chi ha scritto le storie dell'architettura qualche decennio fa si è trovato di fronte al problema delle fonti. Gli architetti genovesi scrivono, non molto, se scrivono tendono a scrivere riguardo alla città, più che a parlare della scala architettonica, parlano della scala urbanistica, ma molto spesso quando pubblicano, pubblicano in luoghi molto poco visibili, talvolta sono delle autopubblicazioni, in alcuni casi come gli scritti di Fuselli sono nel bollettino delle Rotary, tutte fonti difficilmente accessibili che fanno sì che l'architettura genovese parli quasi esclusivamente attraverso i suoi edifici, mancando il corpus teorico e critico che invece accompagna buona parte dell'architettura italiana, anzi in realtà proprio l'architettura italiana tende ad avere, come dire, una solita base di architettura scritta oltre all'architettura costruita. E in qualche modo, per finire, legandoci all'intervento di Antonio Lavarello, penso sia importante citare un edificio di cui si è già parlato, che è il nuovo edificio per il Palazzo di Giustizia di Genova, il Tribunale di Genova. Il progetto è un progetto di Olcese, Giovanni Romano e Gioppa, ed è un progetto la cui importanza non va sottovalutata. Genova ha perseguito una sua via alla modernità demolendo una parte consistente del suo tessuto storico per creare un nuovo tessuto che doveva essere la città moderna. Città moderna che tra l'altro avrebbe permesso di risolvere i problemi del traffico e della circolazione costruendo nuove arterie di scorrimento che collegassero il centro alle periferie. Il vecchio ospedale di Pamattone rimaneva come vincolo imposto dalla soprintendenza, non direttamente affrontato per lungo tempo mentre si procedeva alla costruzione del nuovo quartiere, e quando sostanzialmente alla fine, a cavallo, come dire, degli ultimi anni del decennio degli anni 70, si mette mano all'ospedale di Pamattone, si realizza un edificio che secondo me non è limitativo a definire straordinario. Straordinario perché in esso vi sono tutte le contraddizioni dell'architettura genovese che la rendono sostanzialmente unica. L'edificio era vincolato, ma in qualche modo, oramai probabilmente per lungo tempo, a parte delle strutture murarie erano ammalorate, vi era anche il problema in qualche modo di risolvere alcuni nodi. Nasce e viene pensato, e lo si legge in uno scritto di Olcese, come un edificio ponte, che collegava Piccapietra all'altro quartiere di Madre di Dio, perché di fatto si trova all'arrivo della strada, della via d'Annunzio, che passa sotto il quartiere di Madre di Dio per sbucare esattamente dal Palazzo di Giustizia. E la cosa affascinante è che, come avviene in altri edifici genovesi, mi viene da pensare alla chiesa di Santo Stefano, inverte completamente le nostre consuetudini con l'alto, il basso, il nuovo, il vecchio, l'esistente, il preesistente. Se il vecchio cortile dell'ospedale di Pamattone viene di fatto ricostruito, ecco che sotto questo livello si trova una parte dell'edificio che peraltro serve anche per motivi di servizio e per garantirne anche i collegamenti veicolari con il nuovo tunnel che collegava con Madre di Dio. Ma sotto il cortile vi è anche l'aula magna, la sala più importante dell'edificio. Ma allo stesso modo, sopra questo livello in cui si conservano le memorie storiche che hanno perso la materialità antica del vecchio ospedale,
Sono strutture nuove, in parte recuperando le antiche colonne, in parte recuperando gli antichi spalci e comunque sovrapponendo un edificio in metallo, in un momento in cui la struttura metallica per Genova ha un significato tutto particolare, perché sono gli anni di transizione dell'industria siderurgica. Ed è comunque interessante notare che in qualche modo in questo edificio tutto si fonde. Richiami milanesi, richiami all'architettura romana, prevalentemente alla Rinascente di Albini, memoria dell'architettura genovese tradizionale, l'inversione tra il sopra e il sotto e sostanzialmente una strana storia dell'architettura raccontata a partire dai sotterranei a livello della sala principale dell'Aula Magna del Tribunale, che in realtà in pianta ricorda quasi la forma della cella di un tempio classico, per poi arrivare al tipico cortile da Palazzo Genovese e poi a salire in una struttura vetrata, metallica, leggermente asimmetrica per assecondare le diverse condizioni dei prospetti a seconda della loro maggiore o minore esposizione. Vi è infine un tetto che finisce per diventare un lavoro molto interessante e sottile. Il tetto viene studiato per spuntare appena dal tetto della città, per non alterare lo skyline della città in cui già c'erano i grattacieli di Piazza Dante, ma per costituire un segno visibile. Infatti ancora oggi da Villetta del Negro, da Corvetto, da Castelletto è possibile riconoscere il tetto di rame del Palazzo di Giustizia come uno dei segni emergenti nel panorama cittadino. Vi è infine, ed è abbastanza interessante poi notarlo, ed è una cosa in qualche modo singolare, vi è infine un cornicione. Genova è una città dove i cornicioni hanno un ruolo determinante, sono generalmente piuttosto importanti, piuttosto assertivi nel modo in cui si inseriscono nelle varie vedute cittadine, e tutto sommato il cornicione era rimasto largamente ai margini. Il cornicione era stato una delle grandi vittime dello stile moderno imposto a partire dagli anni 20 e 30, e in questo edificio il cornicione ritorna. E in qualche modo questo cornicione, circa un decennio dopo, comincerà a dialogare con l'altro cornicione che sorgerà lì vicino. C'è un aspetto molto interessante, un altro cambiamento profondo a cui Benedetto Begia ha già accennato nella presentazione. Genova in qualche modo si era autorappresentata come una città industriale e forse l'aveva rimarcato in modo quasi ossessivo per buona parte degli anni 50 e 60, fino a perdere la connotazione di città ricca di cultura, ricca di storia e di tradizione, che comunque aveva lungamente avuto e lungamente, come dire, condiviso con una consapevolezza non soltanto cittadina. E in questo, in qualche modo, vi è un edificio che può essere considerato come una sorta di specchio del Palazzo di Giustizia per motivi storici, ma anche per motivi architettonici, del luogo in cui ci troviamo, il Palazzo Ducale. Un tempo il Palazzo di Giustizia si trovava dentro il Palazzo Ducale, l'edificio richiedeva manutenzione, restauri, un restauro e anche un ripensamento. Il Palazzo di Giustizia trova la sua sede e il Palazzo Ducale può trovare una nuova destinazione. La destinazione scelta sarà in qualche modo quello di essere il cuore della cultura e dell'arte genovese. La decisione non è banale, è anche resa possibile dal fatto che siamo negli anni in cui le condizioni di finanza pubblica permettono che si realizzino degli interventi per mano pubblica di queste dimensioni. È però interessante guardare anche, come dire, alcuni aspetti che riguardano l'architettura. L'intervento di Giovanni Spalla è un intervento di restauro. Sostanzialmente l'edificio conservava una prevalente veste monumentale, è un patrimonio storico-architettonico di assoluto rilievo, però alcune parti potevano essere alterate e trasformate. Ed esattamente come si era fatto nel Palazzo di Giustizia, anche in questo caso si interviene col metallo. Si interviene col metallo utilizzando in realtà alcune logiche simili. Si interviene generalmente con profili standard, si in qualche modo integra, in questo caso l'opposto, le murature originali e reali del Palazzo di Giustizia con delle nuove strutture che si inseriscono all'interno. Quindi abbiamo in realtà una struttura metallica all'interno delle murature originali e non la teca che conserva la memoria dell'ospedale di Pamattone. E in queste analogie c'è anche una differenza che è interessante analizzare del colore. Se in qualche modo il colore del Palazzo di Giustizia è un colore sobrio, è sostanzialmente un marrone grigio abbastanza scuro che tutto sommato, come dire, ben si confà alla dignità dell'istituzione che deve ospitare. Nell'intervento di Palazzo Ducale ci sono colori molto più forti, molto più,
più decisi. E questa è una transizione molto importante, perché in realtà è una transizione che riguarda degli aspetti culturali molto profondi, profondissimi a Genova e non solo a Genova. A partire dall'inizio degli anni 80, tra l'82 e l'84, c'è una trasformazione culturale straordinariamente profonda. Se noi guardiamo i testi che a partire da Alfredo d'Andrade erano arrivati fino agli anni 70 del Novecento, in qualche modo si dava vagamente per assodato un aspetto. C'era una Genova medievale, era una Genova medievale che si poteva in parte recuperare, vi era una Genova barocca che per motivi politici, stilistici o squisitamente pratici era difficile da conservare. Gli elementi pratici era che in realtà in molti casi i pigmenti si deteriorano e gli intonaci in qualche modo sono difficili da conservare, mentre le parti in pietra di una facciata si possono ritirare fuori. Però vi era un aspetto culturale molto profondo. Tra l'architettura medievale genovese vi era in qualche modo una consonanza ideale con le teorie e le stanze che stavano alla base del movimento moderno, perché era un'architettura fatta di mattoni e di pietra, era un'architettura di materiali, i materiali si possono riscoprire. Riscoprire non in senso figurato, ritirare fuori, levare gli intonaci, portare nuovamente fuori i mattoni o la pietra. L'architettura dipinta era difficile da inserire all'interno delle teorie architettoniche del movimento moderno. L'architettura dipinta è architettura o è scenografia? È architettura o è pittura? E soprattutto l'architettura dipinta è vera o è finzione? Ecco, probabilmente per, come dire, chi viveva negli anni 60, negli anni 50 e leggeva testi di teoria dell'architettura, era una finzione che magari si poteva tollerare, magari si poteva conservare, ma non si poteva riproporre o riprodurre. Entra in questo momento nel dibattito una riflessione che in qualche modo complica un po' i giochi. Si ci chiede, il centro storico o la città è una cosa viva o una cosa morta? Perché se è una cosa morta la conserviamo imbalsamata fin tanto che riusciamo, ma se è una cosa viva, cioè c'è ancora qualcuno che dipinge le facciate e lo sa fare, è un qualcosa che possiamo fare perché è ancora vivo. E anzi, paradossalmente, se smettiamo di fare, rinunciamo a qualcosa di vivo per qualcosa di morto. Ho messo un video che mi era caro mostrare, che spero che parta, e sono poche immagini da un film che si intitola Genova alla finestra di Giorgio Bergami, un film del 77, ed è interessante perché ci mostra una cosa, anzi due cose. Ci mostra la Genova come era nei colori del 77 o del 76, non so di preciso quando sono state fatte le riprese, e ci rendiamo conto, guardando queste immagini, quanto la città era diversa perché diversi erano i suoi colori. E penso che sia utile in qualche modo riguardarlo. E dall'altro lato ci fa vedere una cosa, su cui torneremo, che Genova negli anni 70, come negli anni 60, come negli anni 80, come oggi, si vede anche dalla sopraelevata. E questo non possiamo fare finta che non sia vero. Il filmato è straordinariamente interessante, e quindi, come dire, meriterebbe un discorso molto più lungo. Però, come dire, il tempo è tiranno e le cose da dire sono molte. Quando viene costruita la sopraelevata, ed è interessante che, come dire, quando si fa il film, quando si fa il video sulla sopraelevata con i testi di Fortini, in qualche modo si ribadisce, cioè dice che la sopraelevata è la più genovese delle strade, perché è pratica, perché è essenziale, perché ha tutto quello che serve, nulla di più. E in questo disegno manca una cosa che invece dopo si scoprirà essere una delle caratteristiche genovesi, che anche le cose utili possono essere colorate. E in qualche modo lo sa bene chiunque abbia guardato verso il porto e abbia guardato le gru. In qualche modo la sopraelevata era stata pensata grigia, era stata dipinta di grigia nella sua prima versione, e tutto sommato, come dire, era di un colore che oramai naturalmente andava ridato perché era invecchiato, siamo parecchi decenni sono passati dalla sua costruzione. E in qualche modo si pone il problema del colore da dare alla sopraelevata. Anche questa è una versione, una vicenda molto complessa, saranno molte le opzioni vagliate, però mi voglio soffermare su una proposta portata da Enrico Bona, che mi ha preceduto in questo ciclo, che poi verrà pubblicato in un piccolo libro molto interessante che si intitola Oltre il grigio universale, che in qualche modo ci dice una cosa. La sopraelevata si può colorare, sarebbe naturale colorare la sopraelevata,
perché in qualche modo le strutture anche tecniche hanno sempre avuto colori e colori vivaci che molto spesso ne sottolineavano i rapporti tra le parti portanti e le parti portate, le parti impiantistiche e le parti strutturali. E tutto sommato colorare la sopraelevata permetterebbe in qualche modo, e questo è molto interessante, di dotare Genova di una modernità nuova. E qua mi rilascio al titolo del mio intervento, perché oramai già da molti anni la modernità non era più soltanto quella dell'intonaco bianco, che poi in realtà generalmente era color crema ocra, oppure del brutalismo del cemento a vista, ma in qualche modo la modernità, come dire, si era riempita di colore con, come dire, con molte espressioni che sarebbe lungo indicare, e in qualche modo anche la risignificazione della sopraelevata attraverso l'uso del colore sarebbe tutto sommato un modo per prendere una struttura moderna e adeguarla al mutare della modernità. Ed è interessante notare una cosa, come dire, la più nota, la più importante, forse quella che in qualche modo costituisce un punto che non si può prescindere quando si parla del colore a Genova, è l'intervento di pittura scene delle facciate del Palazzo San Giorgio. Anche in questo caso abbiamo una delle singolari inversioni genovesi. Il Palazzo San Giorgio aveva avuto complesse vicende storiche. Una parte, quella di fondoscena medievale, doveva essere demolita nell'Ottocento per far passare, come dire, l'arteria che avrebbe collegato l'attuale via Gramsci con via San Lorenzo. Volendo conservare le vestigia medievali, in qualche modo si decide di non demolirla, ma restaurarla. Paradossalmente l'intervento di D'Andrade, che rappresenta un restauro con la ricostruzione di molte delle parti mancanti, finisce per avere in realtà il carattere quasi di un'architettura secondo il gusto ottocentesco con una sua autonomia. E ci trovavamo quindi tutto sommato nella singolare condizione che si poteva in qualche modo vedere nel, come dire, negli anni Ottanta, in cui la parte vecchia appariva tutto sommato più nuova nella sua veste ottocentesca, mentre la parte d'impianto più tardo cinquecentesco in realtà aveva ormai una facciata molto stinta, con le dipinte non più leggibili, appariva in realtà, come dire, come la parte quasi più deteriorata dell'intervento. Fino a pochi decenni prima, in qualche modo, non sarebbe stato forse possibile tornare a intervenire con una facciata dipinta. È interessante notare, facendo una rapida carrellata, che nel testo che parlano del centro storico, il testo di Margine De Negri, parla delle facciate dipinte come di una tradizione genovese, ma la pone sostanzialmente al di fuori delle possibilità di restauro, mentre nello stesso libro viene messo in enfasi come in realtà erano state fatte delle opere di riscoperta di partiti medievali di molti palazzi, e viene anche messo in enfasi un intervento fatto negli anni 60 che era la rimozione degli intonaci da una delle due torri, quella verso mare di Porta dei Vacca, in qualche modo per ritirare fuori le parti superstiti delle murature medievali. Ecco, da questo punto di vista l'intervento in Palazzo San Giorgio non è un semplice restauro, è tutto sommato un adeguamento a quelle che erano tendenze architettoniche largamente diffuse. Allora, se trovo sul numero di Lotus, ho voluto riportarlo, l'accostamento con l'Architectural Center di Boston, dove l'artista Richard Haas viene chiamato a risolvere il problema di una facciata cieca prima di qualità architettonica con una facciata dipinta. Non abbiamo voluto finora parlare di postmodernismo, però col postmodernismo torna una libertà architettonica di fare alcune cose che prima non si sarebbero potuto fare. E da questo punto di vista diventa possibile dipingere una nuova, come dire, una ricostruzione delle molte varianti storiche più o meno documentate con molta difficoltà del Palazzo San Giorgio, avere sostanzialmente un ritorno del colore in un punto strategico della città. Il Palazzo San Giorgio ha un ruolo nodale nel rapporto tra il centro storico e il confine con quelle che erano aree portuali e poi sarebbero diventate le aree del porto antico. E in qualche modo si introduce la questione del centro storico. Quello che in qualche modo era stata la questione sollevata da Bracciolini, grazie alle strade, grazie alle infrastrutture, riusciremo a creare un sistema di circolazione che farà battere all'unisono i diversi cuori della città, era sostanzialmente fallita.
negli anni 70. Il centro storico sembrava avvitato in una spirale del degrado da cui gli era difficile uscire, la città continuava sostanzialmente ad allargarsi, non riuscendo a trovare in realtà nel suo centro neanche l'occasione per un rinnovamento urbano che puntasse anche alla qualità architettonica. E da questo punto di vista un intervento nodale è la nuova facoltà di architettura posta nell'area di San Silvestro sulla collina di Castello. Alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, quella parte di centro storico, quella più lontana dal porto e anche lontana dall'indotto dei traffici che ruotavano attorno all'economia marittima, era sicuramente la parte, come dire, in condizioni più difficili. È interessante notare Sarzano, che era uno dei cuori del centro storico, era in qualche modo diventato una periferia, perché Sarzano oramai sostanzialmente confinava con l'area dei giardini di Baltimora del centro dei Liguri, dove il tessuto del centro storico era stato sostituito. E non va dimenticato che, lo vediamo in quella pianta, poi lo vedremo ancora meglio, tutta l'area dietro San Donato era ancora prevista sostanzialmente in demolizione per tutti gli anni 50. Era una parte di centro storico che non si prevedeva dovesse essere tutelata e questo aveva naturalmente portato ad un progressivo abbandono in vista di una sostituzione dell'Ishan. Non sto in una casa che possono demolire tra qualche anno. Ed era poi in qualche modo anche un altro problema che non riguarderà soltanto quest'area della città. Parte dei ruderi, come dire, causati dei bombardamenti erano stati occupati dalle persone più povere che avevano, come dire, trovato rifugio in questi edifici. E in realtà per combattere il problema dei baraccati, la via in qualche modo più semplice era distruggere le baracche e quindi distruggere quelle strutture che potevano facilmente prestarsi a quelli che oggi, non allora, si definivano insediamenti informali. Genova aveva lungamente faticato ad affrontare il problema del centro storico, perché in qualche modo il problema del centro storico non poteva prescindere dal problema del rapporto tra l'architettura e il contesto in cui si trova a sorgere. Ed è interessante che invece questo era un tema che veniva largamente affrontato dall'architettura italiana. È interessante guardare proprio nel numero di Zodiac, dove viene pubblicato il progetto della Facoltà di Architettura di Gardella, che in realtà è un numero tematico che parla proprio dell'architettura nei centri storici, il rapporto tra l'architettura e la storia, il rapporto tra l'architettura e il contesto, e nel farlo si riallaccia ad Ernesto Nathan Roger, potremmo dire anche alla Torre Velasca, comunque sia il modo in cui l'architettura italiana negli anni 50 e 60 aveva in qualche modo affrontato il problema di costruire il nuovo in città che avevano un portato storico così evidente e così importante. Ed in qualche modo è interessante notare come con questo intervento la cultura architettonica genovese, Gardella si può dire che era milanese, però aveva preso il nome da suo nonno che era un architetto genovese, e comunque sia Gardella è una delle figure più presenti nel panorama genovese degli architetti da fuori che lavorano in città. Ed ecco che in qualche modo troviamo una nuova sintonia tra ciò che si fa a Genova e ciò che si fa nelle altre città italiane. Molti interventi, basti pensare a quello di Picapietra, erano stati accolti molto duramente dalla critica italiana, che li avevano considerati come un sostanziale anacronismo, un attardamento di Genova su istanze di risanamento tramite Piccone, che in qualche modo apparivano ormai un retaggio degli anni tra le due guerre e non qualcosa di vicino alla sensibilità degli anni 50, 60, 70. In qualche modo, e questo è interessante notare, negli anni 80, già a partire dagli anni 70, c'è una nuova sintonia tra quello che si fa a Genova e quello che si fa nelle altre città italiane. Gardella si occupa del recupero, diciamo, del costruire all'interno dei centri storici e in un articolo pubblicato sull'Unità del 15 dicembre 82 ci dà alcune tracce che sono abbastanza interessanti. Innanzitutto lì in qualche modo smonta le differenze disciplinari. Dice sì, se guardiamo il problema dell'architettura nei centri storici con l'occhio del conservatore, con l'occhio dell'urbanista,
e con l'occhio del tecnico, forse in realtà non troveremo nessuna soluzione veramente adatta, perché non ci sono regole generali per intervenire nei centri storici. Ogni intervento nel centro storico è un caso a sé stante e implicitamente dice deve essere necessariamente mediato dall'architettura intesa come disciplina capace di unificare tutti i vari aspetti legati all'intervenire sul contesto e a costruire il nuovo. È interessante notare, come in quegli stessi anni, siamo nel mezzo di una riforma universitaria, e Casabella pubblica un numero sostanzialmente monografico sull'università. È una cosa che appare abbastanza distante, come dire, oggi le riviste di architettura sono molto più concentrate su, come dire, un portfolio di edifici piuttosto che sull'indagine su fenomeni sociali, ma c'è una cosa che mi ha colpito molto scorrendo le pagine di questo numero monografico di Casabella ed è la quasi alterità dell'intervento di Gardella rispetto ad altri progetti. Il numero si apre, li vediamo in alto, con dei grafici, delle specie di diagrammi di flusso che illustrano la riforma dell'università. E molti dei progetti, in modo più o meno indiretto, raccontano e immaginano dei campus universitari che sul diagramma si basano, in qualche modo cercano di inverare il diagramma per, come dire, ricostruire il processo della formazione sotto forma di edificio. L'edificio di Gardella in realtà appare molto diverso fin dal modo in cui è disegnato, relativamente, come dire, indistinto nelle sue connotazioni di carattere funzionalista, uso apposta funzionalista e non funzionale, è molto legato alla questione architettonica, molto attento al raccontare lo specifico che è di quel luogo e solo di quel luogo. Nel disegno, i grandi spazi appaiono aperti e indistinti. In parte, si è detto, la sede era stata originariamente destinata alle facoltà umanistiche, poi dopo in realtà architettura decide di eleggere la propria sede. Nell'indecisione rispetto al programma funzionale è meglio optare per la flessibilità. Però resto convinto che non vi è solo questo. Da un lato l'intervento aveva una chiara valenza urbana, si operava sulla colonna di Castello, si operava sulle aree limitrofe, si invertiva quella tendenza all'abbandono che era stata portata avanti per molti decenni, quando molte di queste aree apparivano ancora come oggetto di una possibile demolizione generale per la costruzione di nuovi quartieri sul modello di Madrelia o di Piccapietra, mentre, come dire, si va a operare col nuovo sull'antico, riconnettendo le parti. Ma allo stesso modo si costruisce un edificio che ha grandi spazi aperti. E questo, come dire, appare quasi commovente. Questo enorme spazio con un'unica scritta al centro, spazi didattici, è in qualche modo la rappresentazione architettonica delle idee che pochi anni prima, anzi in quegli stessi anni, Gardella aveva espresso nel suo articolo sull'unità. L'architettura è una disciplina complessiva, non puoi erigere troppi muri all'interno della disciplina, altrimenti perderai la capacità di risolvere i problemi specifici di ogni singolo luogo. Ed è in qualche modo forse un'idea in qualche modo forte, legata alla natura stessa dell'architettura, il progettare una facoltà di architettura come un grande insieme indistinto di spazi didattici dove in realtà le cose possono essere organizzate in un confronto continuo, in una certa libertà di dialogo. C'è ancora una cosa che trovo molto interessante parlando degli architetti non genovesi che hanno operato a Genova. Molte dell'architettura, molte della pianificazione che viene fatta a Genova in quel periodo segue una lunga tradizione che tendeva a privilegiare la soluzione dei problemi di carattere viabilistico, trasportistico e infrastrutturale. E nel far questo la premessa quasi obbligata di ogni relazione era Genova, una città che vive così tanti problemi per la sua difficile conformazione, essendo stretta tra il mare e la collina, città naturalmente avara di spazi. Ecco, è interessante notare che un architetto, come dire, con base a Milano, fa un qualcosa di particolarmente interessante a scala architettonica. Invece di limitare l'immagine della sovrapposizione di livelli, della sovrapposizione di piani, della naturale verticalità degli edifici che si trova a Genova, Gardella fa di tutti per enfatizzarla. In qualche modo riprende il sedime della vecchia chiesa di
San Silvestro, si richiama in parte all'immagine della Chiesa, però la prolunga per rendere molto più evidente dallo stradone Sant'Agostino la potenza di questo grande volume che si affaccia dalla collina nella parte più bassa della città. Stabilisce un sistema di relazioni per aumentare la sensazione della verticalità architettonica con la scansione dei volumi, ma anche della, come dire, della verticalità connaturata alla natura dei volumi stessi. In qualche modo, quello che ci dice Gardella è che tutto sommato Genova non deve fingere di essere una città di pianura. Genova non è una città di pianura, nel momento in cui finge di esserlo, in qualche modo si scontra con la sua natura ed è destinata a fallire. Vi è infine un accenno, come dire, più personale, quasi nostalgico che altro, però come dire, penso sia in qualche modo utile citarlo. Riguardando le vecchie foto della facoltà appena pubblicata, mi è tornata una sensazione che avevo avuto più volte quando ero studente e che era una sensazione, come dire, di straordinarietà del luogo, che era dato dalla presenza di un albero nel giardino superiore che, entrando dalle iniziative di Mascherona, appariva come una presenza in qualche modo inaspettata. Quello che non ti aspettereste di trovare in, come dire, questo passaggio da una parte di città a un'altra è un albero, un grande albero, appeso lassù in cima, non un albero che può crescere su un davanzale o su un balcone. L'albero in qualche modo, come dire, probabilmente appesantiva in modo ingiustificato il muro sottostante e qualche anno fa è stato tagliato facendo una aiuola con un po' d'erbetta. Però mi è venuta in mente una frase di Armando Dillon che scrive in un libro molto bello e molto interessante e ingiustamente sottovalutato che si intitola Lo spascio al verde e che racconta sostanzialmente una storia, racconta la storia di un albero, di un tiglio, credo che quello fosse un lelso, ma potrei sbagliare, che sorgeva vicino al muro di una chiesa che riescava in realtà di scalfare questo muro. E quindi in qualche modo c'era stata fatta richiesta per il suo abbattimento perché l'albero non danneggiasse il muro. Ma in qualche modo i cittadini c'erano opposti con un'argomentazione che è in qualche modo valida ed è il muro si può consolidare, l'albero una volta perduto è perduto per sempre. Ecco, in questa capacità di invertire le sensazioni, di avere un albero sospeso mentre attraverso una strada dove non ti aspettereste di trovarlo, vi è una parte del carattere di Genova che talvolta a Genova sembra aver inteso perdere e che forse, come dire, è opportuno ricordare. L'intervento attorno a Farvan, al Colle di Castello, è in qualche modo un intervento che entra appieno nel lungo e complesso dibattito attorno al centro storico. È interessante notare, e l'argomento in qualche modo mi è caro, che il centro storico di Genova ha una definizione estremamente sfuggente, infatti se notate l'ho messo in virgolettato, perché in realtà i suoi confini sono molto mutevoli. Sostanzialmente fino alla fine dell'Ottocento si parla di vecchi quartieri, di solito si aggiunge Malsane, così come aggettivo. La consapevolezza di una necessità di tutela del centro storico arriva in realtà abbastanza tardi, perché Genova per buona parte del Novecento è una città moderna, anzi forse è una delle capitali della modernità in Italia, ma i confini del centro storico rimangono abbastanza complessi. La relazione della Commissione Vita, pubblicata nel 58 e che in qualche modo riporta un lavoro che si era sostanzialmente concluso l'anno prima del 57, ci mostra in realtà un qualcosa che un po' si stupisce. Il centro storico di allora innanzitutto fa leva profondamente sulle mura del Barbarossa. Come dire, il centro storico è sostanzialmente il centro medievale della città e questo non è una cosa banale, ma dall'altro lato il centro storico sono le parti del tessuto medievale conservato. Ed è interessante notare una cosa che a noi oggi appare veramente strana, ossia che via Garibaldi la Strada Nuova è tagliata a metà, perché in qualche modo Strada Nuova era al margine tra il tessuto medievale e il tessuto di età moderna e come tale, essendo a confine, era al confine del centro storico. Un'altra cosa interessante che notiamo da questa pianta è che tutta la zona di San Donato, tra San Donato e Porta Soprana, è fuori da una delle limitazioni, perché in realtà in quel momento si prevedeva ancora che quella fosse un'area di trasformazione edilizia, bisognava prolungarli via Petrarca, realizzare una nuova viabilità che, come dire,
connettesse la Y di Piazza Dante con le aree più prossime al porto. Va detto che la Commissione già in premessa diceva che quell'area era parte integrante del centro storico, però diceva anche che non poteva essere oggetto dei lavori della Commissione perché in qualche modo, come dire, sottoposta ad un altro regime urbanistico. Perché questo è importante? Perché qua abbiamo una delle tante espressioni della città divisa, trascinando, come dire, un po' al di fuori del suo ambito la definizione di Luciano Cavalli. Genova è una città in parte divisa culturalmente, e qua faccio un breve accenno, anche per un motivo. C'è una lettera di Roberto Longhi, inviata a Giuliano Briganti e poi pubblicata nel 1944 nella Roma appena liberata su un giornale, su una rivista che si chiamava Il Cosmopolita, dove sostanzialmente Longhi dice: è anche colpa nostra, è anche colpa di noi storici dell'arte, se avessimo parlato del centro storico di Genova nelle grandi università inglesi, forse il centro storico di Genova non sarebbe stato così duramente colpito dai bombardamenti e non avrebbe avuto in qualche modo i danni terribili che ha avuto. È interessante che per gli storici dell'arte, in qualche modo, il centro storico di Genova era anche e forse soprattutto un tesoro d'arte barocca. Mentre per, come dire, gli studi di architettura si studieranno le ville cinquecentesche, i palazzi di Strada Nuova, eppure quando si arriva ad una dimensione operativa, il centro storico di Genova, fino agli anni Ottanta, fino agli anni in cui stiamo parlando, rimane sostanzialmente un centro medievale. La definizione di centro medievale verrà ancora largamente adottata ancora nel dopoguerra. È interessante notare una cosa, però, giusto venendo ad un versante più pratico. Questa divisione tra un centro medievale e un centro storico, tesoro d'arte barocca, in qualche modo impedisce di comunicare all'esterno le reali qualità, il reale valore del patrimonio che viene conservato nel nucleo della grande città che, come dire, ha preso il nome dal suo centro originario, Genova. Ed è soltanto quando in qualche modo si riconnette questa visione, quando l'architettura si riconnette con l'arte, che può venire un qualcosa che prima non poteva accadere. Cioè può venire che il centro storico di Genova, virgolettato, entri nell'ambito di uno dei patrimoni dell'UNESCO. Perché in virgolettato? Perché anche questo è interessante, perché in realtà non è il centro storico di Genova a diventare patrimonio UNESCO, ma è il sistema dei palazzi dei Roli e delle Strade Nuove. Quindi anche in questo caso in realtà si realizza un qualcosa di abbastanza complesso, uno strano escamotage per cui dà un qualcosa che rientra quasi più direttamente nel campo dell'urbanistica, quella che era sostanzialmente una definizione di carattere amministrativo, quella dei palazzi dei Roli, si cava fuori la sintesi di un patrimonio che oramai veniva riconosciuto come condiviso. Ed è in questo senso che vanno intesi tre interventi più notevoli che, come dire, sono oggetto di questa lecture. Abbiamo già parlato della Facoltà di Architettura, che si trovava al cuore e allo stesso tempo ai margini del centro storico. Al cuore perché la collina di Castello era forse uno dei punti da cui era nata la città di Genova. Poi, come dire, molto ci sarebbe da discutere sullo sviluppo della città in tempi antichi. Un altro luogo nodale era il Carlo Felice. Il Carlo Felice, alla metà degli anni Ottanta, era ancora sostanzialmente un rudere nel pieno cuore della città. Appariva in qualche modo inspiegabile comprendere i motivi per cui nella principale piazza cittadina non si fosse riusciti a ricostruire un teatro. E il dibattito era stato particolarmente lungo e complesso, ma sicuramente uno dei motivi della mancata ricostruzione del teatro, ricordiamo che nel 49 il teatro era stato rimesso in operatività con una copertura provvisoria, vi si erano tenute delle rappresentazioni, erano state smantellate le coperture provvisorie perché essendo le strutture murarie integre si voleva riallestire il teatro, le cui strutture murarie non erano demolite, eppure c'era, come dire, una grande questione che alleggiava sull'area del Carlo Felice, ed era la questione del Piccapietra. Dovendo costruire un nuovo quartiere, il nuovo centro degli affari a ridosso dell'area del Carlo Felice, quell'area così importante, così strategica, andava vincolata. E nell'indecisione di questo processo la ricostruzione si prolunga. È interessante notare un articolo del 59 pubblicato su Le Vie d'Italia a firma di Mario Falcio, che in realtà parla dell'intervento di Piccapietra, rileva come in qualche modo Genova,
trascure di curarci della sua città storica. Mario Falcio è, come dire, una delle figure importanti per comprendere anche, come dire, lo sviluppo di quelle istanze di tutela e di conservazione del patrimonio architettonico e ambientale. Non stiamo parlando di qualcuno vicino agli interessi della speculazione edilizia. Due articoli prima di quello di Mario Falcio e un articolo di Antonio Cederna. Eppure in qualche modo lui tutto sommato dice una cosa che ci fa aprire una finestra su il dibattito che probabilmente non veniva scritto, ma, come dire, veniva detto a proposito del Carlo Felice, che in fin dei conti l'era del Carlo Felice risolverebbe un grosso problema di viabilità, permettendo di collegare le nuove strade da realizzarsi in San Vincenzo con via Roma e via 25 Aprile, e che tutto sommato, in un modo o nell'altro, si potrebbero far passare le strade nell'area dove oggi sorge il teatro. E quindi l'area, mantenuta immobile in qualche modo, si presentava ancora in condizioni sostanzialmente di macerie alla metà degli anni 80, quando si rende abbastanza evidente una cosa che non si può trascurare. Non si salverà il centro storico costruendo nuove strade. Quella grande rete di viabilità che avrebbe in qualche modo dovuto trasformare Genova in una metropoli, in realtà non stava sortendo l'effetto voluto. Negli anni 80 sono 10 anni che Genova perde abitanti. Tutto sommato l'industrializzazione rimane, come dire, in costante declino, e l'ampliamento su una superficie sempre più vasta dell'edificato sta aumentando i problemi per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici invece di semplificarli. L'area del Carlo Felice diventa strategico perché ripensare al Carlo Felice significa creare una funzione forte, pubblica, a ridosso del centro storico, quindi connettere il centro storico con l'area del centro cittadino, non con un'infrastruttura, ma con un edificio con una forte valenza pubblica. C'è un concorso con molti progetti, un concorso in realtà che apre una finestra di straordinario interesse sull'architettura italiana e non solo di quegli anni, ci vorrebbe una lecture solo per parlare di quello, però in realtà, come dire, arriviamo direttamente alle conclusioni. Vince un gruppo di progettisti, Rossi Gardella, Sibilla Reinhardt, abbastanza complesso, abbastanza eterogeneo. Sicuramente in quel momento la figura che appare di maggior rilievo entro certi limiti è quella di Aldo Rossi. Gardella sta già costruendo la facoltà di architettura, in qualche modo, come dire, ha già il suo cantiere in città. In quel momento molti ambiscono a costruire a Genova, perché Genova è la città italiana che più si sta rinnovando e che più si sta rinnovando attraverso l'architettura. E in qualche modo ancora oggi il teatro viene in qualche modo ricordato come il teatro di Rossi, perché dell'architettura di Rossi reca molti dei segni più evidenti. Leggere un'architettura di Rossi non è mestiere facile. Ho voluto qua mettere un estratto dall'autobiografia scientifica dove, parlando del suo metodo di lavoro, Rossi dice: il mio metodo di lavoro basato sulla memoria non renderà facile il lavoro dei critici, e i critici dovrebbero scrivere dei libri come il poeta Charles Olsen fa a proposito di Melville, che non è un lavoro facile per i critici. Olsen è stato un grande poeta, un grande, come dire, anche teorico della letteratura americana. In qualche modo potremmo dire che Rossi pone agli storici e ai critici una sfida quasi impossibile. Eppure non possiamo esimerci da provare a fare quello che, come dire, lui ci sfida a fare. Vi è in quell'area uno strano sistema di riferimenti che non si può che ricostruire proprio a vendicciarle. E questo in qualche modo è tutto sommato qualcosa di non troppo distante dal metodo che usava Rossi per pensare, per realizzare, per disegnare soprattutto le sue architetture. Pochi anni prima Rossi si era impegnato a studiare l'opera di Adolf Loos, ed è curioso che dal punto quasi canonico in cui si vede il teatro, come dire, un dado che sovrasta i due volumi dell'Accademia e del prono originale, dell'avancorpo originale del Carlo Felice, in realtà si vede un panorama che può essere letto come uno strano intreccio di memorie lossiane. Da un lato vi è una strana casa
che ha quasi la pianta dell'edificio sulla Michaelerplatz, dall'altro c'è l'edificio del Barabino con questo strano gioco di rientrance che ricorda un po' la casa del Tristan Zara, e in fondo si vede il grattacielo, la grande torre che in qualche modo è quel richiamo all'America, peraltro come dire il più americano dei grattacieli costruiti in Europa tra le due guerre, forse è veramente uno dei più americani dei grattacieli costruiti in Europa senza bisogno di ulteriori definizioni. Vi è una cosa in qualche modo interessante che è possibile trarre dall'opera scritta di Rossi. Genova non apparteneva alle memorie di Rossi. Lui non parla di Genova tra le cose che cita. Quando parla dell'America, curiosamente dice «qua ho trovato il mio mare». Quasi a dire più o meno esplicitamente che insieme alle cabine della Versiglia, insieme ai riferimenti venusiani, il mare che Rossi aveva trovato non era il mare tutto sommato agevole del Golfo di Genova, ma era quello dei fari del New England. E questo lo ribadisce più volte, in questo trova un intreccio in molti riferimenti che lui fa all'opera di Herman Melville. E mancando questo sistema di riferimenti, probabilmente Rossi punta le impressioni. E cercando le impressioni trova l'impressione di Genova che in realtà colpisce molti, che forse in realtà non è così dissimile da quella cosa che anche Gardella aveva trovato e riproposto nella sua facoltà di architettura. Genova è una città di volumi sovrapposti e la spettacolarità del paesaggio urbano è proprio dato da questa inaspettata sovrapposizione di volumi. Ho messo qui una pagina scritta da Claude Bragdon, un architetto americano che sarà uno dei primi critici e storici a parlare dell'opera di Louis Sullivan, nonché una delle figure più interessanti dell'architettura americana degli ultimi decenni dell'Ottocento e dei primi decenni del secolo scorso, che in qualche modo, venuto a Genova, dice «non avrei mai immaginato di trovare in Italia un qualcosa che mi stupisse per quel tipo di sensazione architettonica che di solito tendiamo ad attribuire alle città americane. Ma se nelle città americane sono i grattacieli a stupirti con la loro altezza, a Genova il fatto che questi grandi blocchi costruiti in collina spuntano uno dietro l'altro, quasi come dire a simulare l'immagine di uno skyline di grattacieli, in realtà come dire affidandoci all'orografia del luogo». E questo in qualche modo è quello che nota anche Rossi, quello che fa Rossi, e questo è ancora più direttamente evidente nel disegno preparatorio nelle prime fasi di progetto, è costruire sopra il corpo del teatro un blocco genovese. Nelle prime fasi vi sono alcuni elementi che sono abbastanza interessanti a questo confronto. Oltre al cornicione, che rimarrà anche nella versione definitiva, abbiamo una forte sottolineatura dell'angolo. La sottolineatura dell'angolo in realtà è fondamentale nella definizione del paesaggio urbano genovese, perché data la complessa orografia e dato che Genova assolutamente non è costruita su una maglia ortogonale nei quartieri collinari, ecco che molti edifici non guardano direttamente il mare col fronte, ma in realtà offrono allo spettatore uno spigolo, e questo spigolo generalmente è rafforzato da un bugnato piuttosto evidente. E un bugnato, come dire, uno spigolo piuttosto evidente in relazione col bugnato sottostante, era anche in una delle prime varianti di progetto. È interessante anche notare che proprio la conformazione originale del volume finiva per avere molte più bucature e curiosamente la memoria dei sette piani, che sono i sette piani tipici dell'edificio genovese. L'analogia col blocco genovese era ancora più diretta. Bisognerebbe naturalmente analizzare nel dettaglio le versioni progettuali. Probabilmente nello scambio di versioni con Gardella il bugnato angolare è saltato e anche il sistema delle bucature è stato semplificato, forse temendo che il teatro avesse un aspetto eccessivamente postmoderno. È interessante notare che anche nelle relazioni Rossi e Gardella sottolineano il fatto che questo non è un progetto postmoderno, vuole essere in qualche modo ancora un progetto che mantiene la tradizione della modernità e lo fa soprattutto nella sala interna, perché la sala interna, sala la tedesca, non sala palchi, in qualche modo era un rifiuto di un riferimento di carattere storicista all'impianto originale del Barabino e un adeguamento alle migliori tecnologie oggi presenti che meglio si adeguavano ad una sala con quella forma rispetto che ad una più tradizionale sala all'italiana.
Il teatro oggi è un edificio, come dire, affascinante, ricco di contraddizioni. In parte ricco di contraddizioni perché finisce per essere il frutto congiunto dell'opera di Barabino e prevalentemente di Aldo Rossi all'interno del gruppo di progettazione. In realtà però con regole abbastanza complesse, abbastanza distanti gli uni dagli altri. Abbiamo, come in qualche modo era avvenuto anche nel Palazzo di Giustizia, una strana inversione, abbiamo una ricostruzione di una parte dell'edificio che in realtà era andata perduta, però in realtà si erano conservate alcune memorie dell'impianto urbano precedente. Questa sottolineatura che il Barabino aveva posto dove il teatro finiva, dove finiva la nuova piazza San Domenico e dove cominciava la parte storica della città, permane tuttora, anche se in realtà oramai ha fatto su Galleria Maggini. E dall'altro lato, come dire, c'è il tema complesso della torre, che rappresenta in qualche modo una strana inversione rispetto alle premesse originali. A partire dal progetto che in parte con alcune elaborazioni dei progetti di concorso, basta citare quello di Marco Dasso e Denis Lasdun, in qualche modo si era colto la possibilità di usare l'area del Teatro Carlo Felice per connettere Piccapietra con De Ferrari. Rossi opera in qualche modo in direzione opposta. Gli interventi come quelli di Piccapietra in qualche modo era ciò a cui lui si opponeva, a cui la sua architettura della città era in buona parte antitetica. E in qualche modo col suo teatro Rossi paradossalmente riorienta gli intenti originali. Invece di costituire un passaggio tra il nuovo centro degli affari e la città storica, ecco che abbiamo una grande torre che in qualche modo separa, fa da barriera, forse isola Piccapietra, pone la presenza del teatro quasi come qualcosa di inattraversabile, come se il teatro stesso fosse memore di quelle istanze che avevano chiesto la demolizione per meglio connettere i flussi della viabilità cittadina. La progettazione di Rossi è talvolta complessa, perché in qualche modo sembra voler essere esplicitamente incompleta. Sembra prevedere, e Rossi lo scrive in più occasioni, che poi dovrà essere la calda vita ad aggrapparti, sì, a circondare, a dare significato alla fredda architettura. E curiosamente l'architettura rimane in buona parte fredda, talvolta pare tutto sommato più aliena al significato del luogo urbano in cui si trova, proprio dove emergono i riferimenti alle memorie di Rossi, le grandi colonne tagliate, piuttosto che, come dire, una certa qualità spoglia degli spazi interni che poco hanno di genovese. Eppure, curiosamente, tenevo a mettere una serie di foto prese in un giorno a caso un po' di anni fa. Il teatro paradossalmente, come dire, si trova al centro di una serie di flussi. Tutto sommato, come dire, il suo essere in posizione centrale lo fa funzionare come un qualcosa che talvolta sembra essere colonizzato, sembra essere permeato da quella calda vita che Rossi stesso auspicava e che immaginava non fosse raggiungibile con gli strumenti stessi dell'architettura. Anche nel caso del teatro di Rossi è interessante notare alcune questioni legate alla modalità della rappresentazione stessa. Il teatro di Rossi appare come un edificio, è rappresentato secondo, come dire, i migliori canoni del disegno architettonico, e questo lo differenzia da molti altri progetti che invece facevano leva su una rappresentazione che poneva in evidenza i flussi, le relazioni di carattere funzionale. In questi anni si apre un dibattito che è stato, come dire, interessante leggendo molte delle pubblicazioni di quegli anni e che in qualche modo si è assopito, ma che resta ancora d'attualità. È una cosa che, come dire, scrive anche Bona, peraltro nella prefazione al suo libro su Daneri, è una cosa che Rossi realizza nell'architettura. In buona parte lo sviluppo dell'architettura degli anni 50, 60, 70 aveva dato per assodato che i quartieri dell'Ottocento genovese fossero in qualche modo destinati ad assumere il ruolo di quartieri residenziali, qualificati con il mobile di un certo pregio, tutto sommato abbastanza comodi al centro, però privi di quella funzione urbana e di rappresentanza che troppo spesso si dimentica avevano avuto durante i primi anni del Novecento e forse ancora prima durante gli ultimi anni del Novecento. Quello che appare in qualche modo una delle novità introdotte sulla scena architettonica
attorno agli anni Ottanta è una consapevolezza, la consapevolezza che Genova deve ricominciare a far dialogare le sue parti, deve far dialogare la città ottocentesca col centro storico, il centro moderno come, come via 20 Settembre, con, come dire, le sue aree a poco residenziali, come quelle che vanno verso la foce. Ed è forse in realtà in questa capacità di reintegrare la grande espansione otto-novecentesca nell'immaginario urbano che queste voci, come dire, interessanti, vitali, che si erano levate negli 80-90, sono rimaste in parte inascoltate. È interessante notare una cosa, che nel, come dire, al termine dell'esperienza del Carlo Felice, uno dei disegni di Rossi si intitola Dimenticare Genova. Abbiamo detto che probabilmente, anzi quasi certamente, Genova non faceva parte delle memorie su cui Rossi basava il suo fare architettura, e tutto sommato per realizzare un teatro a Genova in qualche modo Rossi aveva forse dovuto tradire le sue memorie. E la cosa migliore per ricominciare la sua attività era, finito il lavoro a Genova, era dimenticare Genova. E credo che questo in qualche modo, come dire, concluda quello spunto iniziale che abbiamo preso dall'autobiografia scientifica. E arriviamo forse al più grande degli interventi che segnano la trasformazione della città, che è quello del Porto Antico. Anche in questo caso, come nel centro storico, ho usato il virgolettato. È interessante notare anche che tutto sommato la definizione di antico appare abbastanza enfatica per un qualcosa che in realtà è una, sostanzialmente una nuova parte della città. La vicenda del waterfront di Genova è ricca, complessa, ha molte vicende, molte fasi e molte contraddizioni. Quindi, come dire, sarebbe impossibile riassumerla in pochi minuti come siamo costretti a fare. Però è interessante notare una cosa, come dire, alcuni punti fondamentali che permettono di legare la vicenda del Porto Antico alle altre storie che abbiamo raccontato. Quella del Porto Antico è sostanzialmente l'espressione di una grande inversione. Se in qualche modo, diciamolo pure anche nella retorica degli anni 60-70, perché funzioni Genova deve funzionare il porto, quindi bisogna sacrificare eventuali interessi di quelli urbani agli interessi portuali, ci si rende conto che questo non basta e non funziona. Ci si rende conto che Genova deve avere una solita quella urbana, deve avere degli spazi con una qualità architettonica, paesaggistica, ambientale, altrimenti la città sarà in qualche modo destinata a soccombere alle tante crisi che oramai da un po' di tempo si affacciano al suo orizzonte. L'intervento del Porto Antico è un intervento concettualmente non dissimile da quello che viene fatto al Carlo Felice e alla Facoltà di Architettura. Concettualmente non dissimile, stilisticamente è molto diverso, ma sostanzialmente l'idea alla base è: si lavora molto con l'architettura, qua chiaramente vi è un'area molto più ampia, ma il lavoro sull'architettura è molto forte, molto diretto, non è il caso che l'incarico viene dato, diciamo, ad un architetto e non viene fatto in realtà un piano preliminare di carattere urbanistico per l'area, anche se in realtà, come dire, la vicenda urbanistica è molto ricca e molto complessa, e in realtà si cerca di modificare completamente quello che è stata l'orditura della città a partire, si può dire, dall'età contemporanea, dalla fine della Repubblica. Sì, con la costruzione della carretiera Carlo Alberto, con la costruzione della ferrovia, con la costruzione delle barriere doganali, in qualche modo tutto l'asse lungo la ripa si era riorganizzato lungo un asse longitudinale, e tale era accaduto anche con la costruzione della sopraelevata. Il progetto di piano è una totale inversione, si ruota di 90 gradi, il porto deve comunicare col centro storico lungo molti assi. In qualche modo, se la Facoltà di Architettura, se il Carlo Felice rappresentano, e se il Palazzo Ducale rappresentano una serie di funzioni a carattere pubblico, poste in modo strategico tra la città del Novecento e la città storica, ecco che in realtà il Porto Antico è quel grande spazio aperto che il centro storico non ha e che non va cercato negli radamenti. La grande inversione che si realizza è anche dove si sono attuati degli radamenti, in quei casi in cui le bombe avevano lasciato uno spazio e non c'è stato un'automatica presa di valore delle aree circostanti, magari casomai in alcuni casi soltanto caso delle fiammate speculative presto riassorbite. In qualche modo Genova deve trovare un suo spazio centrale che deve essere in qualche modo un rinnovato rapporto col mare. E anche in questo caso in buona parte si inventa. Perché in realtà il rapporto storico col mare
durante tutta l'età contemporanea, era stato sostanzialmente in altri luoghi, sotto Carignano, nell'area della Marina, quindi come dire in fondo a Via Madre di Dio, quindi fuori dal bacino portuale, dove il mare, libero dalle servitù dell'attività portuale, in qualche modo era il mare dei genovesi. Eppure, paradossalmente, dalla fine degli anni 70 e negli anni 80, il punto più facile per ridare il mare alla città era pienamente al centro, vale a dire nell'area originale da cui era sostanzialmente nato, attorno al quartiere del Molo e al Molo Vecchio, dove era in qualche modo nato e poi c'era allargato il porto di Genova. È interessante notare che molti dei progetti iniziali fanno un'operazione più radicale di quella che poi si potrà fare. Vale a dire, tendono a riaprire il bacino del Mandrau, cioè ad arretrare la linea, il confine tra la terra e l'acqua, e questo in qualche modo avrebbe riavvicinato il mare alla città, avrebbe comportato il sacrificio di una parte delle aree libere, però probabilmente avrebbe dato un altro significato alle aree di Piazza Cavour e di Piazza Caricamento. In qualche modo, quello che probabilmente è l'intuizione corretta di Piano nei suoi primi schizzi è che tutto sommato una grande area, sia pure a ridosso del mare, tenderà a creare una periferia tra la città e il porto antico, mentre invece riportando la linea del mare più vicino alla città, ecco che la necessità di avere spazi aperti, quelli che sono, porterà più vita, più attività in quelle aree dell'attuale Piazza Cavour e di Piazza Caricamento che tutt'oggi faticano a trovare un ruolo urbano forte. Rimangono in buona parte degli spazi di attraversamento tra il centro storico e le tante attività del porto antico. Vi è anche in Renzo Piano, anche dal punto di vista grafico, una differenza abbastanza forte rispetto alle modalità di rappresentazione di altre architetture. Le sue architetture sono piene di figure, piene di animazioni, ci sono i gonfiabili, ci sono le luci, ci sono strutture provvisorie. È interessante notare che molto probabilmente, come è stato largamente rilevato, era un po' quella trasformazione che era nata in ambito inglese, in cui si era in qualche modo ricominciato a pensare ad un'architettura carica di vita fino dall'atto del disegno. E Renzo Piano questo lo riprende in qualche modo portandolo a programma dell'area del Porto Antico. L'area del Porto Antico doveva essere un'area densa di cose, densa di eventi. E vi è infine un'altra cosa abbastanza interessante, che è Renzo Piano, in virtù del suo ruolo, della sua fama come architetto estremamente moderno, estremamente attento all'alta tecnologia, estremamente capace di rompere con la tradizione, come era avvenuto a Parigi nel Beaubourg, può fare quello che forse un altro architetto non avrebbe potuto fare, ed è conservare l'immagine del porto. Renzo Piano conserva le gru, di fatto, come dire, vi è un restauro e ricostruzione dei magazzini del cotone, viene conservato il millo. In realtà non viene stravolta l'immagine di area portuale, non viene creato un pezzo di città marittima o ludica qualunque, in realtà viene riconvertita un'area portuale cercando di conservarne l'immagine. Ed è interessante che questa è una cosa che accomuna i tre progetti che abbiamo visto. Come Gardella conserva l'immagine della collina di Castello con la chiesa di San Silvestro, conserva il campanile, conserva in qualche modo la sagoma a capanna della chiesa, conserva in parte il volume originario. Come Rossi conserva una piarta dell'impianto barabigliano e in realtà lo unisce alla sua immagine di Genova, allo stesso modo Piano conserva l'immagine della città portuale. Non la stravolge con nuovi quartieri di edilizia residenziale sul mare, però in qualche modo apre ad uso pubblico un pezzo di porto che conserva l'idea di essere un pezzo di porto. Nelle prime varianti di progetto vediamo in qualche modo quello che si era detto. Una delle prime varianti prevedeva il prolungamento diretto, marcato, estremamente assertivo di via San Lorenzo fino ad invadere con un molo il bacino del porto storico. È interessante notare che in realtà la pedonalizzazione di via San Lorenzo arriverà soltanto molto dopo, e tutto sommato la demolizione dell'edificio della Reibetta, che veniva all'epoca speccata, non verrà mai realizzata. Tutto sommato, forse all'epoca si poneva quasi un risalto eccessivo su questi collegamenti così diretti, così marcati, così lineari
tra il centro e l'area portuale. A poco in realtà il disegno sembra stemperarsi, sembra dire no, meglio una serie di contatti minuti o una raggiera che riconnette le varie parti del centro storico col bacino portuale. Ed è interessante che in realtà questa in qualche modo è un'idea antica che tornava nella storiografia, perché in buona parte, come dire, la piantina del sistema dell'orditura antica di Genova era sostanzialmente un sistema di aree trasversali che gravitavano sui singoli moli facendo capo alle varie famiglie. Ed è in qualche modo interessante anche come dire, analizzare un po' di cose legate alla rappresentazione. Piano lavora in buona parte, potremmo dire, per metafore architettoniche. Il bigo diventa il grande dispositivo iconico e ascensore panoramico, così come la metafora della nave diventa lo spunto per la costruzione dell'acquario. E in questo vi è in qualche modo una sorta di fase di transizione abbastanza interessante tra quello che sarà una concezione tecnicista della disciplina. L'architetto è un tecnico che studia dati sociologici, urbanistici, tecnologici, li mette insieme, e dall'altro lato quello che diventerà forse nella fase patologica dell'archistar, quella dell'architetto che a fantasia sua, a sua gestione, si inventa un qualcosa che diventa brand di successo. Genova è un caso particolarmente interessante perché tre architetti molto diversi tra di loro in qualche modo finiscono per, come dire, operare in una zona mediana tutto sommato virtuosa, quella in cui l'architetto non riduce tutta la sua professione ad una questione di carattere tecnico o tecnicistico, però in realtà interpreta alcuni spunti in virtù della loro aderenza rispetto al luogo in cui si trovano ad operare. Sarebbe veramente troppo lungo riassumere la vicenda del cono di Portman, però in realtà una scelta va fatta, perché in realtà la storia del cono di Portman in qualche modo mostra anche tutte le contraddizioni dell'ambiente genovese. È un progetto spettacolare, è un progetto che ha un'altissima risonanza sui giornali, in qualche modo avrà forse un eco senza pari, avrà forse anche una funzione pratica molto importante, che sarà quella di sbloccare alcuni iter che sembravano quasi impantanati nella definizione delle aree portuali. E in qualche modo, come dire, anche in qualche modo la testimonianza di un errore evidente, forse qualcuno dirà anche di un errore voluto. Il cono di Portman era probabilmente fuori scala per la città di Genova, era un segno iconico e chiaramente riconoscibile in cui Portman farà fondamentalmente l'errore che, come dire, porrà la definitiva pietra tombale sul progetto e sulle sue varianti. Dirà: Genova è una città senza identità, è una città che in qualche modo troverebbe nel mio cono finalmente qualcosa che la rappresenti. Errore. È un modo per farsi odiare da tutti i genovesi con, come dire, straordinaria efficacia. La cosa giusta la fa Raoul Desarmas, che, riportano le cronache, dice: questo è giusto, questo va bene, that's right. E dove lo dice? Lo dice davanti a questo. È una transizione, come dire, questo è il postmodernismo astuto che in qualche modo segnerà quasi 20 anni della storia dell'architettura, però questo, come dire, è il modo con cui le cose si portano a termine. Raoul Desarmas è l'architetto incaricato dal grande studio americano Skidmore, Owing & Merrill di venire a Genova per fare la progettazione architettonica di uno dei comparti di San Benigno che poi verrà chiamato il Matitone. Probabilmente passa poco tempo a Genova, gira per il centro storico, capisce che nel centro storico Genova trova la sua identità e cerca un simbolo tutto sommato riconoscibile e identificabile che i genovesi possono riconoscere come un tributo alla genovesità. E davanti al campanile di San Donato lo trova. Davanti alla ricostruzione del D'Andrade e del campanile di San Donato. Perché non a caso, e questo è interessante, anche il campanile di San Donato, come lo vediamo oggi in qualche modo, è un prodotto della Genova dell'Ottocento. Sotto le murature più recenti che lo coprivano viene ritrovata una parte della torre nolare originaria. Il terzo ordine non si sa se esistesse o meno, però ci stava.
e tutto sommato vengono fatte alcune varianti per la copertura e alla fine si opta per questa copertura molto semplice che alla fine diviene iconica, finisce per rappresentare il centro storico oltre che la chiesa stessa e che permetteva in realtà di essere riprodotta a scala colossale, diventando tutto sommato forse in realtà uno degli edifici che si pone di fronte ad una contraddizione. Da un certo punto di vista il Matitone era l'edificio più sbagliato che si potesse fare. In un momento in cui si cercava di far tornare la vita verso il centro, spostare così tanti uffici e così tanti uffici pubblici in una zona tutto sommato, come dire, dallo statuto abbastanza ambiguo, perché in realtà sta tra San Pier d'Arena e Genova, ma non è connessa a livello urbano né con San Pier d'Arena né con Genova, poteva apparire come un'operazione sostanzialmente sbagliata, anzi in controtendenza con tutte le cose buone che si stavano facendo in quel momento. Eppure il Matitone funziona, funziona perché ricostruisce quella quinta che era andata perduta con la demolizione del Colle di San Benigno. Il Matitone, più riconoscibile tra i grattacieli di San Benigno, è quella cosa che dal Porto Antico ti fa guardare e ti fa capire come è fatta Genova. Abbiamo un caso singolare, un edificio che ha un suo funzionamento, come dire, quasi a livello paesaggistico, e che in realtà, come dire, crea molti problemi. Il Matitone è una cosa che è uscito quasi come notazione personale. Il Matitone appare come un edificio, a mio parere, veramente straordinario da un punto di vista particolare, che è dal sagrato della chiesa di Santa Maria della Vittoria sulla Collina degli Angeli. Perché se ne vede soltanto la punta e con alle spalle la chiesa questa memoria di edificio religioso, quasi sospeso a mezz'aria contro l'orizzonte, quasi uno strano battistero fuori scala che si trova via Fruttuale dove nessun edificio dovrebbe essere, crea probabilmente uno dei luoghi più interessanti e più singolari di Genova. Abbiamo detto, non bisogna dimenticare una cosa, è che nel momento in cui Genova ragiona sul suo centro, costruisce una serie di edifici, il Carlo Felice, il Palazzo Ducale, lo stesso Tribunale, tutte le aree del Porto Antico e la Facoltà di Architettura che ridefiniscono il rapporto tra le periferie e il suo centro, si fa qualcosa che in qualche modo appartiene alla direzione opposta, appartiene, potremmo dire, all'alta tendenza architettonica. C'è una cosa che, cercando di maturare la distanza critica per fare questo intervento, mi ha sempre più convinto. Nella Genova degli anni Ottanta c'è stato un dibattito fortissimo tra i fautori dell'architettura moderna e chi sostanzialmente ammetteva che ci voleva un'architettura, magari non direttamente postmoderna, ma che avesse un nuovo rapporto con la storia e col contesto. Questo dibattito ha visto le figure di maggior rilievo a livello italiano partecipare e partecipare in prima linea. L'ha ricordato, mi sembra l'anno scorso, forse ormai sono 2 anni, Portoghesi. In realtà sono interessanti tutti gli interventi, sia di persona, sia, come dire, a livello mediatico di Bruno Ugevi. Eppure, visto, come dire, da qualche decennio di distanza, oggi come oggi quegli interventi così diversi stilisticamente appaiono una riflessione su un tema che in quegli anni era molto sentito. Il rapporto tra il centro e le periferie e come il livello, la scala architettonico, può creare qualità urbana e far funzionare le città nelle loro aree di crisi. La versione che in qualche modo talvolta appare contrapposta a quell'impostazione è tutto sommato una lunga tradizione genovese, quella che in qualche modo nell'aspirazione di dare corpo fisico a quella metropoli che nel 26 era stata realizzata a livello amministrativo, cercava di creare un edificato continuo. Si cercava di costruire nei punti deboli, nei punti di frattura tra i diversi centri, in modo da creare un unico edificato. E l'area di San Benigno, in questo caso, era assolutamente strategica. Costruendo una downtown, una polarità forte a San Benigno, si sperava di riconnettere San Pier d'Arena col centro e avere un'unica grande città. È lo spettro della Gran Via, cioè proposta da Coppedè, rielaborata nelle sue varianti, il Renzo Picasso, di cui hanno parlato sia Baccani sia Ravera. Eppure, in qualche modo, c'è anche una distinzione più sottile. Questo è l'estratto di un video che si intitola Centro San Benigno, telematica e tecnologie innovative per costruire la città del futuro. È dell'87.
Ci sono due parole chiave che mi affascinano ed è la questione della città del futuro. C'è una distinzione sostanziale che in qualche modo va operata. Con San Benigno si cercava di costruire la città del futuro e questo è indubbiamente vero. E paradossalmente, ed è una delle inversioni che, come dire, si trovano a volte parlando di Genova, la città del futuro, che come era capitato guardava modelli americani, che cercava di autorappresentarsi con un uso abbastanza avanzato per l'epoca della computer graphic, in realtà finisce per apparire come una grande contraddizione. La città del futuro è ancora quella degli anni 50-60, è ancora quella che mette prima le infrastrutture e dopo tutto il resto, è ancora quella che cerca disperatamente di, come dire, connettere aumentando il traffico le varie parti della città. È tutto sommato, come dire, ancora una modernità che è pensata sul concetto della grande scala e pensata sulla funzione che la grande scala dominasse inevitabilmente sopra le altre scale, che la grande scala urbana dominasse sulla scala architettonica, addirittura sulla scala del dettaglio. Non è, come dire, così univoco. È interessante notare come anche in Corte Lambruschini viene fatto in realtà qualcosa di simile e allo stesso tempo diverso. Da un lato abbiamo un altro centro direzionale, abbiamo, come dire, qualcosa che voleva colmare una disconnessione all'interno della città ed è un qualcosa che viene fatto portando all'estremo il linguaggio moderno. È anche qualcosa che da un certo punto di vista si sembra obbedire quasi ad una, come dire, logica di carattere formale, tutto sommato alla logica di creare una specularità ad un grattacielo già esistente, a creare una simmetria urbana avendo due torri al termine di un asse. C'è un problema in qualche modo nodale che sta a partire dal titolo. Genova in qualche modo ha rifiutato la definizione di postmodernità e hanno rifiutato la definizione di postmodernità anche molti architetti che a Genova hanno operato. Eppure in quegli anni questo è il nocciolo del dibattito culturale. Cito due testi che è interessante, come dire, da mettere a contesto come inquadramento. Il primo, che è un libro di Marshall Berman, che prende il titolo da una citazione di Marx, Tutto ciò che Sorrido svelisce nell'aria, in qualche modo è una critica alla postmodernità, però da un assunto particolare. Lui dice, la modernità sta cambiando, ci sono molte modernità, arriveranno nuove modernità, nuove espressioni della modernità, ma la modernità non ha fallito, non c'è bisogno di rifugiarsi nella postmodernità in qualcosa d'altro. Ed è interessante che lui chiude il suo libro parlando di Robert Moses, che aveva trasformato il Bronx in quello che viene ricordato come un quartiere pieno di problemi legati alla criminalità e alla violenza, costruendo delle grandi strade che attraversandolo l'aveva privato della sua posizione strategica di vicinanza all'area di Manhattan. In qualche modo è interessante che Marshall Berman dice: ci sono molte modernità e non c'è solo quella che distrugge le città per costruire le grandi strade. Dall'altro lato è interessante la definizione di modernità che viene data da quello che viene forse considerato il massimo teorico, quello che più di altri ha sistematizzato il concetto di postmodernità, che è Frederick Jameson, in un libro che è del 91, ma che in realtà prende lo spunto da alcuni testi che sono dell'84, in qualche modo lui definisce che se il luogo temporale della modernità era il futuro, il luogo temporale della postmodernità è il presente. E credo che questo in qualche modo ci aiuti a chiarire due aspetti abbastanza complessi degli interventi che abbiamo visto. Gli interventi sulle aree centrali erano interventi profondamente radicati sul presente. Intervenivano sulla città in quegli anni in base ad esigenze specifiche e volevano mutare l'esistente ma guardando a quello che c'era. Dall'altro lato in realtà Genova cercava ancora di costruire la metropoli del futuro e in qualche modo la metropoli del futuro rimaneva in buona parte come ambizione in grado di accompagnare una parte ancora consistente degli interessi cittadini nello sviluppo della città fino agli anni 90. Facendo queste lezioni mi è venuto in mente, come dire, anche io mi sono in qualche modo basato sui ricordi e come dire, mi è tornato alla mente
un qualcosa che è avvenuto nel giugno del 98 ed è stata la rappresentazione dei Persiani alla Fiumara, organizzata sostanzialmente dal Teatro della Tosse, che spero molti genovesi ricorderanno. E ricordo in modo molto preciso la sensazione. Ho ritrovato la cartella stampa ed è interessante come nella cartella stampa in qualche modo si pone in enfasi che si lavora col teatro nei luoghi dove il sogno del nucleare ha fallito, dove anche per la responsabilità del referendum dell'86 la speranza di riconvertire l'industria genovese dalla siderurgia al nucleare era in qualche modo, diciamo, naufragata in questo stop dato al nucleare in Italia. E in qualche modo questi grandi spazi, incredibili spazi monumentali, potevano essere tutto sommato occupati per il teatro. E tutto sommato, guardando quegli spazi così straordinari, quello che un po' si pensava è: ma è possibile che tutto questo tra poco verrà demolito? Possibile che Genova, che così faticosamente ha cominciato a fare i conti con il suo centro storico, con il suo patrimonio monumentale fatto di palazzi e di affreschi, non riesca ad affrontare la questione del suo grande patrimonio di archeologia industriale? Eppure in qualche modo, forse, come dire, questo è uno dei caratteri della città. Come dire, questa lunga transizione in qualche modo era uno degli aspetti del carattere genovese. Genova è una città che ha saputo cogliere con una straordinaria prontezza alcune delle istanze della modernità. Lo ha fatto con l'età eroica del cemento armato, l'ha raccontato Jacopo, l'ha fatto in qualche modo quando, con figure come Renzo di Picasso, ha saputo guardare alla città ad una scala che altre città ancora non guardavano, ed è una storia che ha raccontato in buona parte Alessandro Ravera. È una città che forse con la sua figura di architetto più riconosciuta e più riconoscibile, Luigi Caladanieri, come ci ha raccontato Francesco Rosadini, ha costruito alcune delle opere più riconoscibili, più interessanti, forse più spettacolari, e che questo termine non sembra denigratorio, come il Tre Quartieri in A Casa, il Bernabò Brea, il Forte Quesci e il sottovalutato Mura degli Angeli. E tutto sommato è anche una città che ha saputo essere crocevia, come ci ha raccontato Enrico Bona, le esperienze degli architetti e di figure che venivano da tutte le parti d'Italia. Eppure ancora oggi Genova si trova a essere qualcosa che non può essere riassunto in un'immagine, ma ne richiede due. Una metropoli ancora in parte realizzata, forse in realtà inattuabile, anzi una metropoli che ora aspira a diventare una parte della grande metropoli milanese, avendo in qualche modo rinunciato all'aspirazione di questo status, e dall'altro una città straordinaria, che fatica a far battere i tanti cuori che si trovano all'interno del suo territorio. Però insomma, penso che valga un principio, forse per questo era così importante arrivare agli anni 80 e 90. Gli anni 80 e 90 sono stati una fase in cui Genova ha saputo ripartire dal suo straordinario patrimonio per trasformare se stessa, innovare la propria immagine, innovare il corpo stesso delle sue mura, dei suoi edifici, e in qualche modo innovare anche gli usi dei cittadini stessi fanno della propria città. E penso che in qualche modo questo ci possa essere di lezione. Grazie.